con due vittorie sull'Angel Service Nettuno, il Rimini si conferma in vetta alla Italian Baseball League. La formazione romagnola comunque esce sconfitta dalla terza partita dopo 4 ore e mezzo di gioco e 11 riprese, e il rammarico è evidente nelle parole di Orlando Muñoz, il manager. Non mi è piaciuta questa perché stiamo vincendo una partita italiano contro straniero. Abbiamo rimontato una partita 4-1 dopo perdere al nono con due errori. Quello è lo che mi dispiace. Abbiamo lottato fino all'ultimo, se poteva vincere quella partita lì con base piena. Però ha venuto la suerte per loro, hanno vinto loro una partita meritata anche per loro. Mi dispiace solo per quello che rimontare una partita dove un De La Cruz che ha lanciato magnifico fino al sexto, dopo noi rimontiamo quella partita lanciando Ricchetti, Yomer Rivera e Corradini, è una bella perdita. Se poteva fare la tripletta giocando contro Nettuno era ancora più bella. Anche Mirko Caradonna esprime rammarico. La partita abbiamo giocato bene, si è visto, anche se loro comunque avevano quasi le stesse valide fino al nono inning. Poi abbiamo fatto tre errori nell'ultimo inning dove ci hanno costato la partita. E quindi sì, c'è un po' di rammarico, però comunque si sapeva che il Nettuno fino al nono inning è sempre hanno un potenziale per andare avanti. Abbiamo fatto tre errori e subito loro hanno reagito e hanno vinto la partita. Sentimenti opposti ovviamente arrivano da Nettuno. Peppe Mazzanti. Siamo di qui a Rimini, era molto importante non prendere la tripletta, lo sweep diciamo. Quindi abbiamo fatto questo switch con straniero italiano e siamo rimasti anche le altre due partite siamo rimasti in partita, quindi ce la giocheremo con tutti fino alla fine. Mazzanti nel fine settimana ha anche giocato contro il suo recente passato. Per lui però tornare a Nettuno rappresenta anche un impegno verso la città. Beh, dopo due anni strepitosi a Rimini, una finale persa la settima partita e poi altrettanto il secondo anno vinta comunque dopo 4-0 a Bologna, è stato anche un po' malinconico diciamo, lasciare Rimini e non difendere quello scudetto tanto atteso da me, che è il primo in carriera. Però ecco, Nettuno fa parte di me, fa parte della mia famiglia, fa parte del lavoro e quindi gioco per la maglia e sono contento così. E nettunese è Mirko Caradonna, che si è trovato a giocare contro i suoi ex compagni di squadra. È una partita comunque sentita, tutti i ragazzi che conosco, brave persone. Alla fine è un po' difficile diciamo, è una cosa difficile farlo. La Fortitudo Bologna ha ottenuto la prevista tripletta con Novara e è ora vicinissima a Rimini in classifica. Parma riposava. Insomma, c'è molto equilibrio al vertice della Italian Baseball League. Ne parliamo ancora con Caradonna. Molto equilibrio, sì, perché comunque siamo sette squadre, riposo. Alla fine sì, anche vabbè, Novara comunque non è una grande squadra. L'altra comunque sì, tutte lì per i playoff lottano. Quindi sarà dura fino alla fine. Nettuno ha una sconfitta in meno, ma anche tre vittorie in meno di San Marino, che ha vinto una serie molto combattuta col Padova, che precipita a sua volta a 5 vittorie e 7 sconfitte. Lasciando perdere le posizioni in classifica, questo sarà un weekend che Antonio Giovannini comunque ricorderà. Sabato sera ha battuto la prima valida della sua carriera in IBL. Sono contento anche perché era soltanto la seconda partita che giocavo, perché ho dovuto recuperare da un infortunio al ginocchio piuttosto grave, quindi ho fatto primo mese faticando abbastanza tra allenamenti, tra partite, diciamo sono stato abbastanza tranquillo con il recupero. Ora in questo momento mi sento meglio e oggi diciamo personalmente sono contento, purtroppo ovviamente era molto meglio se si portava a casa le tre partite, però diciamo che può andare bene così e siamo abbastanza contenti, abbiamo iniziato bene il campionato. Quindi
e al rookie chiediamo per chiudere un giudizio sul cambiamento di livello rispetto al campionato in cui giocava lo scorso anno. Ho giocato gli ultimi due anni in Serie A federale con il Grosseto e nel senso è stata comunque un'ottima palestra, perché anche sotto il livello tecnico ero molto seguito, soprattutto da un grande staff tecnico, da degli ottimi compagni di squadra che mi hanno comunque permesso di allenarmi e giocare a un livello comunque ottimo. Sicuramente il livello dei lanciatori è impegnativo, il lanciatore partente del Nettuno di stasera era sicuramente di ottimo livello, però comunque con anche qui allenatori, diciamo che qui sono con i migliori e mi sto adattando piuttosto bene in questo momento anche a lanciatori di questo livello. Sindaco di Gelamino che spinge a casa il punto del 3-1.